Ragazzi, buon God of Day e benvenuti nel primo episodio incredibile di Sapore di Godo. Quanto mi fa strano dire il nome di questa serie, voi non avete idea. Forse per i più anziani che magari seguivano il canale anche l'anno scorso si ricorderanno che Sapore di Godo ha un episodio prologo che vi metto qui, che è dell'anno scorso, ragazzi, ne so cambiate delle cose dall'anno scorso rispetto adesso, eh. Diciamo che è stato un anno impegnativo in cui le cose sono leggerissimamente evolute e ovviamente se volete sapere di più dei sussi retroscena di tutte le serie vi consiglio di vedere invece quest'altro video programmazione del canale dove vi racconto proprio il retroscena di ogni serie e in quel video lì infatti racconto proprio di come è nata questa serie. Però per fare un piccolo collegamento sus tra questo episodio qui e il video prologo posso dire che sì, sono successe tante cose. Quando pensai a Sapore di Godo era in una condizione completamente diversa di fare video. Se vi guardate qualche video l'anno scorso vedete che facevo i video su un tavolo di 20 centimetri. Nel prologo di Sapore di Godo non mi sono mai inquadrato e volevo provare a fare un video dove assaggiavo un dolcetto cinese che è stato ovviamente disastroso, non è stata una bella esperienza mangiare quell'affare. Perché dico che sono capitate tante cose? Perché rispetto all'anno scorso, come vedete, adesso io ho un ufficio. Sinceramente, mi non sono rivisto quel video prima di girare questo qua. Non che adesso la mia qualità video sia assurda, parliamoci, però un piccolo passo in avanti rispetto a quel video, posso dire che c'è stata. Però mi ha fatto sinceramente sorridere rivederlo e mi sono ricordato esattamente tutte le emozioni e i pensieri che avevo in quel momento. Quel video è stato importante perché è stata una serie che è nata e morta subito. Però in quel periodo, quando ho girato quel video, io ero così convinto di credere in tutto questo che voi non avete idea. Perché da lì a poco io avrei cominciato la ricerca dell'ufficio che è durata tutta l'estate, poi tutto il restauro dell'ufficio e alla fine a ottobre ho iniziato a fare i video dell'ufficio. Però il canale all'epoca è stato fermo quasi 4 mesi, che sono stati letteralmente essenziali per trovare tutto questo. Quindi sì, sicuramente rivedere quel video mi ha dato delle emozioni forti, ma mi ha dato ancora più carica, perché se già sono arrivato a questo step che per me mi sembra assurdo, però allo stesso tempo è anche un livello 1 se vogliamo, è tutto quello che mi piacerebbe fare e che spero, chissà quali cose bellissime succederanno in questo canale incredibile. Questa serie nasceva con l'idea di mangiare cose strane, ovviamente, Sapore di Godo, cosa vuoi fare? Ballare? No, vuoi assaggiare sicuramente cose strane e provare a godere, se così possiamo dire, solo che all'epoca non potevo fare, non ero in condizione di girarle e soprattutto il secondo fattore, questo da settembre quando ho iniziato la dieta e ringraziando il Godo con tanta determinazione, il mio coach, saluto Flavio, incredibile, posso girare questo video anche perché mi sono preso qualche settimana per far riprendere un pochino il mio corpo prima di perdere gli ultimi 6 kg, ragazzi belli, perché io vi ricordo che sono partito da 107 kg, quasi 108 posso dire a settembre e in 4 mesi sono arrivato a 86 kg, quindi mi potrò permettermi di mangiare qualche cosa strana che ora vedrete. Quindi, e non sono cose, oh mio Dio, pesce marziano con cetrioli, però sono cose simpatiche che sicuramente non ho mai assaggiato, quindi secondo me potrebbe venire un primo episodio molto susso, sperando che tutto vada bene e io possa continuare a registrare questi video incredibili. Comunque ripeto, se volete sapere tutte le curiosità incredibili vi consiglio di andarvi a vedere quel video là. Questo tavolo così mi fa tristezza e direi di apparecchiarlo con qualche magia incredibile, quindi 3, 2, 1, la famosa magia dell'editing. Comunque assaggeremo, sì, sono delle chipster, però queste chipster io appena l'ho visto ho detto no, te prego, sono le chipster, salutiamo chipster tra l'altro, chips di lenticchie con paprika dolce. Io ovviamente non ho mai assaggiato nella vita, però ho comprato queste vintage potatoes incredibile della Fox Nut and Snack, incredibile, che sono al aceto balsamico e sale marino. Sinceramente volevo comprare delle cose strane in un negozio cinese, ma l'hanno chiuso, quindi ho dovuto comprare queste cose su Amazon, tranne una che l'ho comprata al supermercato e ora vedrete. E la terza, che sicuramente non sarà il titolo clickbait del video, visto che mi fate le battute che non so fare titoli clickbait, questo video avrà un titolo clickbait e ho anche in mente l'espressione che farò. Le patatine blu! Io quando le ho comprate erano blu, adesso sono marroni. Comunque sono patatine al mais blu, gli avranno messo una sacca Porsche di colorante azzurro, però queste potrebbero essere simpatiche. E poi per concludere, una chicca che probabilmente avrete visto perché è letteralmente l'ultimo che ho trovato al supermercato, come dolce. L'avrete visto ovunque su TikTok. Apriremo nuovo Kinder di Dragon Ball. Se state dicendo, ah furbo, hai fatto il trucco del peso. No, non l'ho fatto perché anche da me c'era il cartello che era vietato pesare le uova. L'idea di mettere questa cosa qui è un minuscolo tributo. Che vi devo dire, ragazzi? Mi mettessi a parlare di Toriyama, penso il video verrebbe lungo 2 ore. Però ho fatto un post su Instagram se ti interessa. E l'importanza di quest'uomo nella mia vita è stata incredibile. Mi ha letteralmente insegnato a sognare sempre, a credere nelle cose più strane. Se il Godo per sé esiste, è anche grazie a lui. Vedremo cosa troveremo qua. Troveremo Goku, troveremo Jiren, troveremo Vegeta, ne va bene. Comunque sono tutti belli. Io direi di iniziare con le chips. Ricordiamo che sono chips di lenticchie e paprika dolce. Per 100 grammi 465 kcal. Ok, beh, sanno di paprika. Sono delle normalissime chips.
Ammazza che buone! Tra l'altro io ho pranzato. Oggi proprio giornata in extra. Comunque sono delle normalissime chips, eh? Ma parlo di lenticchie tantissimo. Io adoro le lenticchie, ragazzi, adoro i legumi. Posso dire una cosa che forse vi farà ridere, ma sono più di ceci che lenticchie. Cioè, la paprika si sente. Si sente tantissimo l'origano. Cioè, buono. Però non è vero che sono lenticchie, sono ceci. Sono praticamente chipster. C'è scritto lenticchie. Secondo me sono ceci. Lenticchie rosse. No, per me sono ceci, però vabbè. Basta. Non buonissime. Chipster. Quando vuoi, io qui c'ho spazio. Posso mettere un bellissimo mobiletto con tutte le chipster, eh? Chipster, quando vuoi. Comunque buonissime, eh? Questa è tantissima roba. Io, ragazzi, di questi video mi piacerebbe farli più spesso, però ripeto, in questo periodo sto a dieta. Mi ha detto bene che questo, diciamo, che è un mesetto in cui mi posso un attimo riposare dal perdere peso, quindi mi sono mangiato qualche pizza. Vi dico solo che ho mangiato una pizza dopo 4 mesi, per farvi capire. Mi piace fastidio, però voglio cercare di perdere gli ultimi seguiti, però uno ogni tanto, magari uno al mese, quando faccio lo sgarro posso fare queste cose. Se vi piace questa tipologia di video incredibile, ditemelo nei commenti. Mi hanno stupito. Allora, seconde patatine incredibili. Abbiamo queste qui con sale marino e aceto. Ok, mi è arrivata una botta di aceto che non avete idea, però a me l'aceto piace. Ok, sono normalissime, normale patata. Mamma mia, che droga. Scusate, non si parla con la bocca piena. Mamma mia, queste fanno paura. Mi sono pure mozzicato il labbro. No, vabbè. Mamma mia. Che buone! La faccia! Per 100 grammi, 515 kcal! Mi toccherà farmi una passeggiata dopo? Ciao Flavio, tranquillo Flavio, non me le finirò queste patatine. Comunque, c'è una quantità di aceto, ragazzi, mamma mia. A me queste cose piacciono. Mamma mia. A chi non dà fastidio l'aceto, questo questo godimento sulla lingua, scappate, non so le patatine per voi. Però, tanta roba, eh? Quando l'anno scorso pensammo questa serie, se non si fosse capito, sono un immenso fan, ovviamente, della serie True Cibo di quei due sul server. Quindi, vi dirò una chicca per gli appassionati. Adesso che ho assaggiato queste patatine all'aceto, mi è venuto in mente un vecchissimo video loro, dove, se non sbaglio, assaggiavano delle cose da New York, che sto tirando fuori, e mi pare che pure lì assaggiarono delle patatine al vinegar, che penso erano molto peggio di queste, ma a me piace il sapore da morire, e mi ricordo l'espressione che fece Sinergo, veramente qua. Salutiamo quei due sul server. Buonissime queste. Basta che altrimenti ingrasso. Basta, basta. Sto smollicando tutto. Tocca pure pulì. Quando trovo roba buona, magari qualcuno me la regala, fa piacere. Però quando è roba de merda, no? Allora, queste sono della stessa marca di queste, eh? Quindi spero di ricordarmi di mettervi il link in descrizione, ve le faccio rivedere. Meno male che non mi sono mangiato il pane oggi. Allora, queste sono le patatine clickbait, come le chiamo io. Ok, l'odore è un po' sus. Sanno di mais, però è un mais che secondo me ha preso delle sacche a Porsche di colorante. Ve le faccio vedere. Qui c'è scritto blue corn, mais blu. Secondo voi è blu questo? Questo è viola. Sono delle patatine al mais normalissime. Che delusione, mi aspettavo qualcosina in più. Per 100 grammi, serio, 119, come 119 kcal? Ah no, 470 kcal, com'è possibile? È mais. Queste sono le peggio di tutte, oh. Quelle su cui ci scommettevo di più, queste sono buone, vi piace il mais, a me il mais piace. Queste sono buone, queste sono la droga, queste infatti durano poco. Però pure queste, se dovessi fare una top, vi direi 1, 2 e 3. Mi sono fatto una listina di altre patatine strane. Me ne vorrei assaggiare alcune piccanti, però non è che posso farlo ogni giorno sta cosa. Devo far passare un po' dei giorni, una decina dei giorni, poi magari mangio di meno a pranzo e faccio un video così. Abbiamo fatto il salato, adesso tocca il dolce. Ragazzi, questo un attimo fammelo spostare. Credo sia il primo vetto Kinder grosso che mangio tipo da veramente anni. Come non sono più abituato a mangiare, ragazzi, sembra che ho mangiato un bue, ho mangiato 4 patatine, ok, che ho pranzato. Però quando ero piccolo gli ovetti Kinder così proprio me ne mangiavo in quantità abnormi, ragazzi miei. Un po' per le sorprese, un po' perché è buono l'uovo Kinder, salutiamo la Kinder sempre. Però mi toglie una curiosità, non mi metto a fare discorsi di marketing, io sono solo un povero cameraman di creature che vengono dal Godverse, cosa posso saperne io. Ma è il primo anno che hanno fatto questa incredibile collaborazione con la Toei per mettere i personaggi Dragon Ball, perché mi ricordo quelli dei Pokémon, ma non mi ricordo questi. Ragazzi, se vi va di scrivere nei commenti, secondo voi chi troverò? Ah, mi servono delle forbici sus qua.
Diciamo che l'ho decapitato. Ora capisco perché quei due sul server si lamentavano sempre che sporcavano. Io per fare sta cavolata, non avete idea delle bolliche per terra? Vabbè, ho cercato di non romperlo in maniera brutale perché volevo riportarmelo a casa. Non lo volevo lasciare qui in ufficio. Prendiamo il nostro bel piattino. Allora, se trovo Goku, vabbè, è il perfetto tributo a Toriyama. Se trovo Vegeta, mio padre. Se trovo Jiren, gli se vuole bene. Quindi vediamo un po'. 3, 2, 1. Poi faccio il pugno come da ragazzino. Vabbè, lo facevate pure voi su. L'ho aperto perfettamente. Oh, vediamo? Pronti? 3, 2, 1. Vegeta, vabbè, ci sta mio padre. Va bene. Vegeta. Vegetone? Scusa, ma sono fighissime queste figure, oh. Non avevo visto queste sorprese in mano. Vi devo dire che per il prezzo dell'uovo Kinder, di quanto è buono l'uovo Kinder, oh, a voglia se c'è sta, non è neanche male. Ma, guarda quanto è fatta bene. Ho visto figure di ogni tipo spacciate nelle fiere, come figure vere, proprio Giappone, con timbro proprio giapponese, che facevano più cagare di questa. Vi dico solo questa. Ma guardate che non è male, eh. Si regge in piedi? Perfetto. Ma guarda che Chad. Eccolo qua. Questo ovviamente lo terrò in ufficio qua. Vegetone, e poi ovviamente con l'applicazione incredibile prende vita e vi può urlare cose belle. E che non ci stanno più al supermercato, quindi magari... Comunque, vabbè, un pezzettino di uovo Kinder che... Allora, io vi ricordo che questo uovo si è fatto un viaggio in treno per venire qua. L'uovo Kinder è sempre l'uovo Kinder. Risaluto il mio coach Flavio. Tranquillo Flavio, venerdì farò... facciamo 20 trazioni in più, dai. Va bene, ragazzi. Allora, io ho mangiato qualche patatina e un pezzetto dopo Kinder. Io sono già pieno. Ora capisco i miei colleghi che mangiano e mangiano. Li capisco. Io sono già pieno con queste due cazzate. Per dire, no? Comunque, vi ho messo Vegeta che vi sta imponendo in maniera leggerissimamente godosa di mettere mi piace al video. Se già condividete, iscrivetemi, ditemi se questa serie vi piace. Ho in mente un altro episodio tra due settimane, tre settimane, perché adesso devo iniziare l'ultima fase della dieta, però almeno un altro video lo vorrei portare prima magari di un mesetto e mezzo di stop. Buon appetito, se tante volte vi ho beccato che state mangiando. Ragazzi, io vi ringrazio, che godo sia con voi e ci vediamo con tanti nuovi video, serie nuove, un sacco di cose godose. Tranquille. Vedrete. Alla prossima.